Brutto incidente nel primo pomeriggio di lunedì 7 febbraio, in via Romana, la strada che congiunge la frazione di Chiesa di Frassinelle con Canaro. Poco dopo Chiesa, oltrepassato un ponticello, una vettura, per motivi in via di ricostruzione da parte dei carabinieri, è finita nel canale pieno d'acqua, un impatto molto violento che ha provocato danni gravissimi alla vettura. Per la prima fase dei soccorsi si è temuto per le condizioni del conducente che invece per fortuna non appaiono gravi. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso che per fortuna è tornato scarico alla base di partenza. Per la persona al volante è risultato più che sufficiente il trasporto in ambulanza a testimonianza di come fortunatamente le sue condizioni non siano per nulla gravi. Sul posto anche l'automedica. Gli stessi pompieri poi hanno recuperato l'auto riportandola sulla sede stradale e consentendo l'intervento dell'autosoccorso. Sul posto, come detto, per ricostruire la dinamica i rilievi dei carabinieri. Ciò che più importa comunque è che a fronte di un incidente dalla dinamica in effetti impressionante, non ci siano conseguenze di rilievo per la persona a bordo. Determinante per il buon esito dei soccorsi la presenza dei vigili del fuoco che con le scale in dotazione hanno raggiunto in pochi istanti il ferito estraendolo immediatamente dall'abitacolo e consentendo la celere presa in carico da parte dei soccorritori.